Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui su questa Wustrom 650. Se vi state chiedendo dove è Fazzi, vuol dire che non avete seguito le ultime vicende. Vi lascio il video in alto a destra e scoprirete il perché sono su una Suzuki. Ci tengo a precisare che non è la mia moto, ce l'ho in prestito solo per questo fine settimana. È un 650 del 2005. Ci stiamo facendo qualche lavoretto e poi sarà presto messo in vendita. Stiamo andando a Carpineto Romano, il classico giro che noi facciamo quando abbiamo massimo 3 ore libere. A questo punto, se avete già visto qualche video sul mio canale, la strada la conoscete tutta benissimo. Salviamo la batteria della GoPro. Mazza, è belli questi specchietti, mi ci posso specchiare dentro. Salviamo la batteria della GoPro e ci vediamo quando inizieranno le curve, il percorso più divertente. Avete cliccato sul link per scoprire perché ho una Suzuki sotto al sedere? Vabbè, dai, la risposta stavato io. Il fatto è che ho iniziato a lavorare per una concessionaria Suzuki, precisamente Suzuki Latina Pigamoto. Vi lascio tutti i loro link qua in descrizione. E dato che sono ancora in dubbio su cosa fare con la fazzerina, ho detto: oh, ma la rimediata una moto per questo povero bu che vuole fare due curvette? E mi hanno dato questa. La curiosità di questa moto è che ha delle gomme semitassellate. Vi lascio in sovraimpressione il nome della gomma perché sono rincoglionito, l'ho letto 3 volte e me lo so già scordato. Io non ho mai guidato una gomma, diciamo, semitassellata, insomma una gomma adatta anche alle strade bianche, e quindi sono curioso di vedere sull'asfalto quello che ci dice. Ecco, perfetto, bella figura di merda. Piano, che qua è mezzo bagnatino. Ho sfollato, raga, validissimo come sempre. E dillo a uno che è ignorante, lui è ignorante vero. Mazza quanti, oh. Vai Stefano, arriviamo al pezzo quello bello dove possiamo rompere le palle alla moto a vedere come ci troviamo. Eccolo, abbiamo richiappato il Kawasaki. Dai, che almeno un sorpassino lo facciamo. Cioè, stiamo a far gara a chi c'ha il mezzo meno sportivo, insomma, su. Quindi infatti permalosi, non scrivete qua sotto: ah, tu fai le corse clandestine, ti ritiriamo la patente. Madonna, in curva siamo arrivati, non facciamo un sorpasso brutto. Attenzione, sta per i cazzi suoi, tranquillo e beato. Ecco, vai. Sì, ma ti accelerà di meno, cioè, che io de coppia me dai, quello che è, 1400, che sei? Senza esagerare, che domani mattina devo tornare al lavoro con questa. Con che faccia ci ritorno? Vai Vummi, qua sono tutti tornanti, eh. Tu sei bicilindrica, questa è tutta roba per te. Brava, brava, brava. Secondo me in percorrenza mi stanno a convincere. Non mi convincono in frenata per adesso. Modi che al 100% di colpa della gomma mi pare esagerato, bisognerebbe capire. Pure le pasticche che dicono. Ecco, vedi, in questo caso mi cago, perché la sento proprio che decelera con molta calma. Sì, fratello, ci vuole calma e sangue freddo. Ci vuole calma e sangue freddo. Brava, brava. Tu falla stretta, se no sepiamo, bravo. Stefano ha buttato l'ancora. È arrivato tipo a 10 minuti, ha bevuto il cappuccino con calma. Mi ha chiappato uno. Mi ha richiappato solo uno. E io ho chiappato quello in doppio. Lo sai che mi pare quando apre? Ma è il pullman. Bravo! Il 400 vecchio! Senti! Il pullman! Beh, sapete che là non funziona, io mi sono illuso di cambiare marce fino a mo. Oh, 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 stringi, compà. Quando incrociate altri motociclisti in mezzo a un passo è un casino, perché se gli tirate la staccata allora sembra che volete fare i gagliardi spavardi la domenica. La strada non è una pista e tu vuoi far fenomeno, invece no, tu vorresti solo fare il tuo passetto tranquillo e beato. Se non gli stai dietro ti guardano all'alto in basso, sei, oh, sei una pippa. Sei arrivato al passo 10 minuti dopo. Bravo, tu non mette frecce, non ti preoccupare. Quindi è sempre un casino.
Vabbè, ci abbiamo provato. Va bene, Vummi, sei stata brava. Allora, la moto è un ottimo V-Strom. Io lo più in giro scherzo e rido, però la moto è veramente buona. Cioè, se pensiamo che una moto c'ha 89.000 km, c'è ancora tutta la spinta che deve avere. Secondo me, se andava a bancare, non ha perso un cavallo rispetto all'originale. Mettetemoci pure che io, Stefano, non riesco a tenerlo dietro nemmeno con la moto mia, figuriamoci con una moto in prestito. Secondo me sto mezzetto, una volta che passa le mani alla nostra officina, che ci ridiamo un tocco estetico, qualche giustatina meccanica, è perfetta. Chi se lo viene a vedere in concessionario si prende una moto che ancora voglia a farla camminare. E mo facciamo pausa. Io penso che mi pure entra mezzino, che mi sa persa aperta un po' di fame. Cambio tattico, ho dato il V-Strom a mio socero, mi sono preso la moto sua. Questa moto qui è stata uno dei miei primi test ride sul canale, quando ancora non avevo la GoPro 7, non avevo sto microfono, diciamo che ero proprio agli inizi. Il video ve lo lascio in alto a destra, almeno potete vedere l'evoluzione del canale V63 nell'ultimo anno e mezzo. Allora, per concludere il discorso della gomma che avevo detto all'inizio video, sono rimasto soddisfatto, perché in alcune fasi di percorrenza mi quasi dimenticavo di avere sotto una semitassellata per la fiducia che mi dava. La moto non mi dava fiducia in frenata, come ho detto, ma quello non mi sento di dare la colpa completamente alla gomma, anche perché la moto è da revisionare, bisognerebbe vedere pasticca anteriore, espurgo dei freni, com'è la situazione. Quindi nel complesso, se avete una moto del genere e vi potrebbe interessare fare qualche stradina bianca, sappiate che non sono gomme assolutamente limitanti sull'asfalto. Quindi se fate un uso misto della moto tra asfalto e strade bianche e siete in dubbio se prendere o no una gomma del genere, io ve la consiglio. Non è limitante sull'asfalto, la tenuta è buona e vi consente comunque di divertirvi. A questo punto, ragazzi, io chiudo il video, vi saluto, lasciate un like se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate, aiutatemi in questa piccola scalata verso i 1000 iscritti, che siamo quasi arrivati, dai, manca davvero poco. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi per rimanere aggiornati su tutti i miei video. La stagione si è riaperta, il lavoro al concessionario mi porterà tante novità e quindi tornerà sicuramente un video a settimana con regolarità. Io vi ringrazio di nuovo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.